sfidando le leggi della matematica, perché essendo 8 candidati sindaci, la vittoria al primo turno è complicata. Però devo essere sincero che io ci spero che gli aquilani abbiano compreso che c'è bisogno di un voto utile da subito, che noi siamo gli unici che l'8 mattina, io già ho degli appuntamenti comunque per l'8 mattina, come per lunedì mattina, quindi noi dall'8 mattina possiamo guidare la città, soprattutto in questo secondo tempo di questa partita. La prima è stata pessima, abbiamo cambiato arbitro, abbiamo vinto la battaglia del commissariamento che va via, la struttura tecnica che va via, quindi adesso possiamo guardare con molta fiducia al futuro. Se chiude la campagna elettorale, francamente io non temo altri candidati, perché ritengo che in questo momento, al di là della stima e del rispetto che ho per loro, non siano pronti per guidare questa città, non hanno una squadra per guidare questa città. Forse questo spiega anche una povertà di contenuti alla loro campagna elettorale, molto fatta di parole d'ordine ma mai di come si affrontano le cose, mentre noi per ogni cosa abbiamo detto abbiamo spiegato come l'avremmo e come la faremo. E dopodiché, bella campagna elettorale, la gente ci ha accettato, ci ha capito tutto di quello che è successo in questi anni, ha capito 5 anni onesti, 5 anni nei quali abbiamo comunque fatto un sacco di cose. Bella campagna, un po' di insulti che mi sono arrivati addosso, ma non è un problema. Guardi, sondaggi veri non sono quelli usciti, i sondaggi veri sono quelli certificati dalle società, lo fanno, che li firmano, perché come quando io faccio un certificato medico, non è che firmo cose non vere, quindi gli unici sondaggi veri sono 2 che ci sono stati. C'è quello del PD, che è un sondaggio che è stato effettuato fra il 12 e il 14 di aprile, che mi dava al 44-48 con De Mattesse al 30 e molto più giù Properzi. Poi il PDL invece ne ha fatto un altro, però c'era una salita rispetto a precedenti sondaggi. Il PDL ne ha fatto uno il 24 aprile ufficiale, firmato da una società che è la società che ha raccolto le eredità di Data Media, che addirittura mi dava fra il 49 e il 53 e in discesa sia De Mattesse e in leggera di salita Properzi. Non lo so chi dei due andrà al ballottaggio, ma io spero che non ci sia il ballottaggio e che riesca a sfidare le leggi della matematica, dell'aritmetica. Ci sarà una polarizzazione del voto. E le liste civiche, alcune, personalmente ritengo la mia, siamo la vera lista civica, Cattolici Democratici per l'Aquila, profondamente vera. Molte sono state fatte per mettere su gente un po', diciamo così, vedo persone abbastanza impreparate alla politica, anche per la serie, quello che sa fare, quello che può fare, lo dico con molto rispetto. Il problema delle liste civiche è un altro. Lei prova a immaginare se la città fosse governata da liste civiche o da persone non legate diciamo così, alla politica. E adesso ci sarà un rapporto unico fra governo e comune dell'Aquila. Lei pensi se governassero queste liste civiche, non so, penso persone come Di Cesare, Vittorini, lo stesso De Mattesse, con tutto il rispetto, con chi si rapportano? Cioè, arrivati a Carsoli? Sicuramente la ricostruzione, prendendola in mano noi, ma già abbiamo scritto come, molto dettagliato. Assicurare immediatamente, come già d'accordo, il rilancio economico e produttivo con questi 90 milioni e il decreto per il rilancio economico e produttivo che prendiamo per contratti di programma Thales, chimico-farmaceutico, turismo, il decreto dei 90 milioni di euro per il De Minimis e soprattutto vorrei finire il piano strategico immediatamente, fare il piano regolatore e dopodiché tutto fatto.